e Daniela Goggi, a bel tempo si spera. Ciao Lucia. Salutiamo tutti gli telespettatori, eh? Che finalmente vi hanno visto insieme. Daniela, parto da te, ma l'idea di questa reunion come vi è venuta? Beh, allora intanto dobbiamo fare un bel salto indietro, perché 2-3 anni fa abbiamo fatto una riedizione dei nostri successi e quindi abbiamo ricominciato cantando insieme. Dopodiché sono passati un po' di anni e Angelo Longoni, che è sceneggiatore e regista del corto Sogni, che abbiamo appena girato insieme, mi aveva contattato per una cosa teatrale. Nel contattarmi per una cosa teatrale mi ha parlato di questo corto. Sogni. Mi è piaciuto tantissimo il testo e poi naturalmente l'importanza che aveva il sensibilizzare il più possibile tutti verso questa malattia, che è una patologia che non si capisce, non si conosce abbastanza da capire che porta alla morte. Comunque Daniela mi ha accompagnato a questo appuntamento e il regista ha detto Daniela, ma tu non faresti una partecipazione a questo corto? E io ho detto, ma ti prendi una bella responsabilità, sono 30 anni che non recita. E lui ha detto, ma no, guarda, è come andare in bicicletta, quindi non si dimentica. Ha detto, allora va bene, con molto piacere, proprio per l'argomento soprattutto che trattava e per come lui aveva scritto la sceneggiatura del film, che è veramente fatto bene, una poesia. Ho cercato di essere una dottoressa non troppo autoritaria, ma abbastanza dolce e comprensiva anche nei confronti della figlia, che incolpava la struttura di non aver tenuto la madre sotto controllo. È una piccola partecipazione, però ti dico, mi ha fatto tornare la voglia di recitare. Guardate, questo è quello che si aspetta tra l'altro tutto il pubblico, che non vede l'ora che voi possiate tornare, perché evidentemente il ricordo di quello che avete fatto, tanti anni di televisione, di sceneggiati anche, è un ricordo estremamente vivo. Loretta, per te è una prova forte. Ti abbiamo rivisto in televisione, in più fiction, in questo periodo. Sì, sì. Però interpretare una donna amata di Alzheimer con questa profondità. Guarda, noi abbiamo avuto un'esperienza abbastanza forte. Abbiamo perduto un anno e 2 mesi fa una cugina con l'Alzheimer. Io non pensavo che si potesse morire. E quindi l'abbiamo vista perdere proprio contatto con la realtà, con i figli, con i nipoti che lei adorava, con l'essere madre, moglie, una donna piena di vita, attiva, eccetera. Quindi questo sguardo opaco, la non voglia di pettinarsi, di truccarsi, di mangiare, delle cose più vitali, diciamo, no? E ho detto, come potrò arrivare a questo buio? Mi sono immaginata un grande buio, una cecità fatta di interiore, ecco, una cecità interiore, e quindi un abbandonarsi a qualche ricordo lontano, e forse del periodo più felice di questa donna, cioè di quando ancora viveva con il marito e che aveva la figlia che era piccolina. Evidentemente ho una mia idea, però naturalmente tu puoi anche darmi della pazza, ma che tutte le persone che vengono colpite o da malattie oncologiche o comunque neurovegetative siano state colpite da uno shock emozionale fortissimo. Non risolto, tu dici? Sì, qualcosa che non che hanno risolto materialmente, ma dentro di loro è rimasto una frattura. Papà, se n'è andato. Vieni con me. Quella forza, di rinascere voi, anche professionalmente adesso. Tu, dopo aver scelto la tua vita, te la sei ripresa tutta. Loretta, che ormai è corteggiatissima, e quindi, però con la capacità di allontanarsi al momento giusto. Si fa quando dentro di te ci sono tanti altri interessi e tante altre cose che sono prioritarie nella tua esistenza. E probabilmente a me era mancata una parte della mia gioventù legata alle vacanze, agli amici. Io
ho sempre cambiato città, sono stata lontana anche dalla scuola mesi e quindi avevo un rapporto con la mia compagna di banco che mi mandava per espresso, madonna santa, i compiti. Che cosa avete rinunciato nei vostri anni, insomma 9-10 anni l'una e l'altra? Cosa vi è più mancato degli anni cosiddetti della spensieratezza, quelli che dovrebbero essere, guarda, destinati al divertimento? Ti posso dire? A me niente, perché ero talmente felice di fare questo lavoro, questo mestiere, che per me era un gioco, l'ho preso proprio sul serio e non pensavo mai di lasciare il lavoro, io pensavo di continuare a lavorare tutta la vita. Quindi evidentemente non mi è mancato niente, altrimenti non avrei mai pensato. No? Loretta, sempre davanti al pubblico, sempre comunque sentire anche l'amore della gente e poi dopo avere la capacità di riservarsi dello spazio per se stessi, quello che apparentemente è un vuoto, come lo hai colmato? Non mi sono mai persa di vista. E quindi, quando ti ho detto, quando ho incontrato Gianni, ho capito che dovevo impegnarmi e che il mio lavoro stava diventando un hobby e il mio vero lavoro era riuscire a stare accanto ad un uomo come lui, dalla forte personalità, dal carattere forte, prepotente, maschilista, e quindi il mio impegno l'ho messo tutto lì. Senti Loretta, tu invece accanto a lei vi siete vissuti, giustamente tu hai detto anche ognuno di noi ha i suoi problemi, ognuno è stato un po' la stampella dell'altro. Sì, esatto. Nel vero senso della parola. Sempre stato così. Mai una rivalità, mai una cosa di dire, ah, quella... Manco ci siamo innamorate dello stesso uomo. Ma nemmeno, niente. Guarda, lo so, sembra impossibile, no? No, ma... Però che mi devi credere... Ti crediamo. E che soprattutto per me, parlo, anche perché Loretta ha continuato comunque a lavorare sempre, a parte brevi periodi di interruzione. E quindi dovrei essere io quella che dovrebbe soffrire di piccole gelosie. No, per me... Io ho sofferto di gelosia perché a lei andavano tutti dietro quelli che piacevano a me. Stai dicendo della vita privata. Sì. La vita privata? Sì, sì, sì. Era più corteggiata lei? Lei lo dice, io non mi ricordo. Dei nomi di persone, di non artisti. Non te ne eri accorta? Che non me ne avevi nemmeno così accorta. Tanti, evidentemente, Loretta. Invece queste cose possono capire. Invece io sì. Queste sono le goggi che il mondo ama. E queste sono le goggi che torneranno insieme, perché io sento che molto prima di quanto voi non pensiate. Ma guarda, speriamo che questa idea possa trovare qualcuno, perché sai, oggi si investe tutto sui giovani, nonostante invece la media sia assolutamente over 40, se non 50. Più o meno, esatto. 50. E quindi è sciocco non pensare anche alla vita che possono avere delle donne della nostra età nel nostro paese. Di non sentirsi finite dopo i 60 anni, perché non è così. Perché la vita è bellissima. La vita è bella. Guarda, certo. Mi sveglio e canto io. Io mi sveglio e canto. A casa, state tranquilli, non farò più in pubblico. Daniela e Loretta, è stato bellissimo. Grazie. Anche davvero per noi. Bellissimo. Noi vi diciamo grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie Lucia. Ciao, amori.